Buonasera, oggi ultimo allenamento della settimana, schiena, un po' di bicipiti, come ho già precedentemente detto, questo è l'ultimo allenamento della settimana, ovvero il terzo, è uno split solo di tre allenamenti settimanali. Detto questo, mi sono anche fatto un look nuovo, un po' più da boscaiolo. Siccome è tutto pieno, partiamo con un row, adesso mettiamo su un disco. Comunque si stava meglio settimana scorsa quando sono venuto verso l'11:30, mezzanotte, ragazzi, è pieno di gente, è troppo caldo. Oggi la sento bene. Vi ricordo che se volete supportare il vostro grandissimo Big con il codice il Big sul sito di Vita Strong avete il 20% di sconto sul totale del vostro ordine. Detto questo, facciamo una di warm up così, poi un'altra con tre piastre e poi partiamo. Sono fraido. Allora, facciamo un'altra di warm up. Questa oggi mi sento riposato, infatti va molto bene. Con calma, ragazzi, con calma. Chi ha ascoltato gli ultimi due video, specialmente il penultimo, sa cosa sto affrontando. Comunque, facciamo un'altra di warm up, poi partiamo. Qual è il codice per la creatina? Il Big. Allora, ultima di warm up. Poi. Ok, dai, forza. Aggiungiamo un disco. Sono finiti i dischi, quindi. Dove cazzo prendo? Ecco ragazzi, comunque non so com'è nelle vostre palestre, però qui, bene o male, questo è un orario abbastanza di punta, attorno alle 5 e mezza, 6, quindi cioè, qui è pieno imballato tutte le volte. Il problema è che col caldo che c'è adesso già si respira poco la mattina o la sera tardi, figuratevi negli orari così pieni, è un casino. Ok, allora questa è la prima lavorativa, sono già, come tutti questi cazzi allenamenti, sono già dilaniato, non ho ancora iniziato, però ok. Detto questo, sono quattro piastre per parte, facciamo quelle che vengono, quelle che riesco e vamos. Oggi è mezzanotte, quindi il 27 luglio, cioè domani faccio 19 anni finalmente, quindi non sono più il famoso diciottenne. Detto questo, sono freddo, tra un po' mi cavo sta mezza maglia, oversize, quello che è. Questa è la seconda lavorativa, poi ne facciamo altre due, poi cambiamo. Comunque questi allenamenti non è la prima volta che faccio la schiena così, adesso col nuovo preparatore che vi presenterò, e mi gustano molto questi allenamenti, mi piacciono proprio. Anzi, mi hanno dato un po' di motivazione, che è quella che ho perso in questi mesi purtroppo, però. Ok, allora qui facciamo l'ultima lavorativa. Sono andato a svuotare le urine, ma il bagno è tipo un cazzo di ritrovo di fronte. Comunque, ultima lavorativa e poi cambiamo. Anche gestiti decentemente. Adesso scarichiamo, ci scaviamo dal cazzo. Un pulle col triangolo. Allora. Ok, iniziano ad essere allenamenti un po' come una volta, perché mi gira il capo. Perché è tutto preso, ho bestemmiato per un pulley, quindi abbiamo il capo pulley. Quindi adesso possiamo proseguire con il nostro allenamento. E come ho detto prima, un pulley con triangolo, facciamo una warm up, poi tre lavorative e niente.
orari di... Come ho detto, 91, prima lavorativa. Vamos, sto sudando perché sono proprio mollo. Non ho stretto la cintura. Oddio. Troppo stretto. Ok. Sto per incazzare. Ho messo 84 invece che 91. Bro, mi manca l'inverno. Ok. Allora, bel, se l'ultima settimana sto meglio, però comunque, bro, cioè, l'allenamento, bel, cioè, i carichi non li senti, cioè, non li senti, no, non è che non li senti, però il feeling, bel, non ce l'hai, capito? Ti sembra un po' di fare le rep a vuoto, solo quello. Sì, ma a me fra i carichi, l'importante è che lo sento. Che abbiamo fatto, pardon, la prima lavorativa, adesso facciamo altre due, qui cambiamo, ragazzi, è troppo caldo, ci sono, oh, saranno 40 gradi? Sì, sì, un po' di più, sta bene. Scusatemi come sempre, a parte l'abbronzatura da muratore, comunque. Questo è quello con cui siamo rimasti e con cui dobbiamo lavorare. Comunque, come ho detto precedentemente, il livello di stress... Oh, adesso uso i termini da... influencer, c'è un microfonino. Il livello di stress metabolico, quindi stress metabolico che riesco a ottimizzare e a... Basta, mi sono rotto la lunghezza dell'allenamento e lo stress dell'allenamento, faccio molta più fatica a sopportare allenamenti lunghi o comunque molto intensi, quindi ovviamente è ridotto il volume, l'intensità cerco di mantenerla come sempre il più alta possibile, però facciamo quello che riesco, insomma, anche perché mi alleno e ho i DOMS per 7 mesi in questo periodo, quindi vabbè. Ok, yes. Allora, tra l'altro, oggi mi sono sbagliato, anzi, ieri, scusate, mi sono sbagliato, avevo il viso un po' infiammato. Sempre i soliti problemi che ho sempre avuto di un po' di acne, quel cazzo che è. Tra l'altro il viso è molto molto migliorato rispetto a anni fa. Comunque ogni tanto ancora mi sveglio, cioè un giorno sì ogni mese che ho il viso un po' infiammato, ma poi mi passano subito. Detto questo, passiamo a un chest supported row, visto che è terminologia. Sono mollo, quindi vediamo cosa riusciamo a fare. Sto macchinario cigola un pochettino, però... cerchiamo di farlo funzionare. Ovviamente in tutti questi 7 anni che mi sono allenato l'asciugamano non esiste. L'asciugamano è la mia maglia, che andrò a prendere subito. Oh, sei bianco, fratello. Visto? Ogni tanto bene. Faccio video così, mi riguardo le clip, tutto bene, tutto a posto, poi si vede proprio... Le... Cioè, è bel, e ci ho provato a prendere il sole, è bel, 2 o 3 giorni, ma non è passato. Allora, ragazzi, siamo forse un po' storto l'inquadratura, perdonatemi, dopo la sistemo. Perché è sempre storto sto... Non riesco mai a mettere sti robi. Dai, su. Proviamo a mettere 3 piastre, quindi un 10 in più. Se non riesco... lo tolgo subito, oppure faccio comunque un drop set e buona. Sì, faccio comunque un drop set. Va bene lo stesso. Non so se sono più comodi questi, voglio gli straps comunque. Dipende per che esercizio. Dipende. Chi è che urla come un gatto, bel? Chi è che fa le fusa di... Ok, questi erano gli essenziali. Allora, ne faccio. Facciamo un'altra così. Un pull down, 2 bicipiti, poi a casa. Di spesso sentite un po' di casino mentre faccio questo esercizio di merda, ma cicola. Cicola tutto. Tra l'altro, bel, stavi riprendendo da sotto?
se te vedi mentre lo fai, Bel, sta parte qui sotto si piega, fa la conca mentre tiri su. Ok, allora passiamo all'ultimo di schiena, che è semplicissimo. Pull down alla corda in superset, con sempre un pull down alla corda ma fatto verticale, cioè adesso lo vedrete. Comunque il primo tipo di pull down lo facciamo normalissimo, tac, poi mi avvicino al cavo, prendo le corde più in alto e faccio un movimento quasi verticale, che è solo questo. Comunque adesso lo vedrete, facciamo tre serie qui, poi passiamo due esercizi di bicipiti e ragazzi poi a casa, sono dilaniato, non ne posso più. Allora scaliamo a 40, corda doppia, tac, qui, poi movimento così, verticale questo. Scusatemi, la scorsa clip è venuta un po' scura, ma avevo il contrasto che c'era dalla luce che c'è fuori. Ho messo 60 kg, stessa roba di prima, quindi pull down prima normale, poi andiamo sotto e pompiamo così, basta. Ok ragazzi, allora qui per la schiena abbiamo finito, passiamo a due di bicipiti, penso che sia un curl sempre qui ai cavi bassi, poi il macchinario, poi basta ragazzi, andiamo a casa. Passiamo di passare? Allora passiamo dei bicipiti dal basso con la barra sgrinata e poi facciamo macchinario. Allora, facciamo un piccolo drop, questa è l'ultima serie qui, poi passiamo a un macchinario sempre dell'hammer. Allora, stretta. Ok. Esaurito, come avete visto, ho cambiato leggermente la presa, l'ho stretta un po' di più. Passiamo a tercera macchinare dell'hammer, poi a mangiare. Ok, come previsato, passiamo ai bicipiti singoli in sto macchinario dell'hammer, che è molto buono, però lo faccio girato. Si sente molto bene. Sono solo 30 kg ma ti ammazzano. Non devo stare. Allora. E stasera pizza, quindi allora per oggi è tutto, ho finito con altre due sere lì al macchinario dei bicipiti, da questo, e probabilmente questo video lo vedrete di sabato o di domenica, adesso vedo ragazzi, stasera festeggio compleanno.
faccio una cena, quindi dai, niente di particolare. E niente, se ho voglia stanotte edito, se no mi metto domani. Detto questo, ringrazio come al solito chiunque per aver guardato il video fino alla fine, comunque per aver ascoltato i discorsi, eccetera eccetera eccetera. Questo video è stato molto più movimentato rispetto ai due precedenti, mi sono allenato anche un po' più a manetta, quindi molto contento. Adesso con calma, ragazzi, riprendiamo un po' il ritmo che avevamo una volta, però niente, cerco di portare contenuti più seri ovviamente rispetto a quelli che erano una volta, visto anche che sto prendendo lo sport anche con una serietà e una maturità diversa, quindi è giusto che di conseguenza i contenuti siano più maturi. Detto questo, noi ci vediamo con un prossimo video. Al vostro big è tutto. Per qualsiasi idea di video, consiglio, dubbi eccetera, scrivetemi nei commenti, vi farò anche un video risposta. Anzi, sarebbe una bella idea raccogliere un po' di vostre domande e risponderle in un video, perché no? Detto questo, dal vostro big è tutto, ci vediamo con il prossimo episodio. Ciao ragazzi.